Jack Tessaro, Marcello Simoni, tutti in fila da giù, senza chiacchierare, non vi spingete. Luciana Castellina ci raggiungerà subito. Giampaolo, sì, l'ho già chiamato, Giampaolo Simi, che come una rock star si fa attendere. Prego. E prima di iniziare, vedete, hanno già il bicchiere in mano? Anch'io? Ah, bene, mi stavo già preoccupando. Prego, accomodatevi, perché prima di iniziare, mentre aspettiamo Luciana Castellina, io vorrei che si avvicinasse anche la signora di Selle Mosca, Anna Cadeddu. Anna, ci sei? Pensavo ti fossi addormentata, Anna. Forza. Siete un po' a disagio con i bicchieri. Si vede che non avete il fisico del bevitore, perché sono vuoti. Anna Cadeddu, Anna, viva Selle Mosca. E cosa stiamo per bere? Noi, bicchieri vuoti, noi e il pubblico. Buonasera a tutti, grazie per questo invito a Elia e al festival. Quest'anno abbiamo avuto due giornate dedicate, diciamo, accompagnate da Selle Mosca. Mercoledì con l'Angelo Ruglio, che era normalmente quello che assaggiavamo per Rosso di Sera, invece oggi assaggeremo il Marchese di Villa Marina. È un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon non è un vitigno tradizionale sardo, ma l'azienda per la quale lavoro lo coltiva da oltre un secolo, avendo iniziato l'attività come azienda vivaistica e quindi selezionando tantissime varietà. Infatti Alghero è l'unica DOC in Sardegna per le varietà appunto internazionali. E è un vino, Cabernet Sauvignon non lo conoscete tutti, è un vitigno fra i più diffusi nel mondo, si coltiva davvero dappertutto e naturalmente in questi casi a parità di varietà quello che emerge è ovviamente il territorio. Nel territorio di Alghero questo vino ha appunto delle caratteristiche di quasi di balsamicità, data appunto dalla macchia mediterranea, dagli eucaliptus che ci sono in zona di bonifica da queste parti, e poi anche un'eleganza data appunto dal clima di questa cosa. Non mi dilungo di più, ci sarebbe tanto da raccontare, ma vi invito a venire in azienda, a visitare l'azienda, ancora fino a tutto settembre sarà possibile anche senza prenotazione da lunedì al sabato alle 5:30. Vi consiglio di arrivare 10 minuti prima e di portarvi una giacchina per la visita in cantina, e si potrà vedere anche come si affina questo vino, non soltanto in barrique ma anche in bottiglie, quindi si possono vedere tutte le bottiglie accatastate, c'è una cantina molto bella da vedere, è molto interessante, quindi vi invito davvero tutti. Poi da settembre in poi si potrà fare solo su prenotazione, quindi adesso è anche più facile ed è pure gratuita, quindi davvero non mancate se potete, e buon proseguimento e grazie a tutti, arrivederci. Grazie Anna, viva Selle Mosca. Allora signori, io vi invito a un brindisi a questo festival e a Librai e a voi signori. Molto bene. Allora, finché siamo lucidi, io vi chiederei un aneddoto, un racconto, un ricordo. Abbiamo pochi minuti a testa per parlare del vostro rapporto, di un incontro, di un aneddoto, coi libri o coi librai. Io voglio iniziare dalla mia amica. Sei tu, è la mia amica, ciao, sei tu. Bianca Pizzorno. Allora, un aneddoto velocissimo. I primi anni che io ero a Milano, allora scrivevo libri per bambini e per ragazzi, sapevo, ma non lo conoscevo, che c'era un famosissimo libraio a Milano, una libreria anarchica chiamata Calusca,
e lui si chiamava Primo Moroni ed era un mito veramente per noi. Io non l'avevo mai visto e lui non mi aveva mai visto. Sapevo, supponevo, avevo tutti i motivi per supporre che in questa libreria molto specializzata non ci fossero libri per ragazzi. Però un giorno passo davanti e avevo assolutamente necessità di trovare una copia di Extraterrestre alla pari che dovevo portare a qualcuno. Allora dico, boh, io provo, alla peggio mi dice di no. Quindi entro a Calusca, non gli dico ovviamente chi sono e chiedo se ha una copia di Extraterrestre alla pari. Quello mi salta addosso e dice, e come che non ce l'ho? Certo che ce l'ho, l'ha scritto una mia amica. Io lo guardo e dico, l'ha scritto una sua amica. Sì, l'ha scritto Bianca Pizzorno, una mia amica carissima, è molto brava, ho tutti i suoi libri lì. E io a quel punto ancora di più non osavo dirgli che ero Bianca Pizzorno, ho fatto il pulcino, ho detto davvero è così brava. Sì, sì, guardi, glielo consiglio, anzi lo consiglio a tutti quanti. Io prendo il mio libro, lo pago, me ne vado con le orecchie basse e dico, ma questo signore dove, come ha sognato? No, matto, oh, no, perché ce li aveva davvero i libri. E poi le cose che mi ha detto erano giuste, solo che non le collegava a me, al mio corpo lì presente. Poi, citando con una mia amica molto anarchica, anche quella, dico, ma lo sai cosa ha fatto Primo Moroni? Lei si è messa a ridere, rotolando, ha detto, è mio amico. Io gli ho detto che tu eri mia amica, gli ho raccontato i tuoi libri e lui ha deciso di prenderli e lui immediatamente ha trasferito, diciamo, l'amicizia vera di me con la mia amica Vanna a un'amicizia fra me e lui. Io da quel giorno non ho più avuto coraggio di andare alla Calusca. C'è il Tessaro, dov'è? Ecco, è microfonato? Andiamo, il microfono. Ecco. Prego. Beh, abbiamo una disavventura, un'avventura. Una disavventura? Ma una disavventura molto piccola, sempre legata a un librai. A un librai. Parliamo, sì, male dei librai, però. Parliamo male dei librai, sì, certo. E parliamo sempre di Milano. E Roberto Denti, molti di voi immagino sapranno che lui aveva aperto questa libreria meravigliosa che ancora esiste, che era la libreria dei ragazzi di Milano, e quando l'ha detto alla sua compagna gli ha detto, sai cosa ho pensato? Ho pensato di aprire una libreria per ragazzi. E Gianna Vidal gli ha detto, tu sei deficiente, facciamolo subito. Posso aggiungere un piccolo dettaglio? Questo colloquio è avvenuto a Ulaanbaatar. Lui era di Cremona e lei era di Lodi, mi pare, ma si sono conosciuti e incontrati a Ulaanbaatar e lì hanno deciso di fare la libreria dei ragazzi di via Tommaso Grossi. Prima che si addormenti Francesco Abate, voi lo vedete fermissimo, però Francesco Abate sta dormendo. Questa è la verità. Buongiorno. Non sto dormendo. Stai dormendo? No, ma allora, potevate dirlo, io portavo anche i dischi, cioè se era un festival che doveva iniziare a mezzanotte, andavamo a Ruscello, proseguivamo lì. È un orario un po' tardino, un po' per tutti, anche per i diversamente anziani come me. Comunque anche io racconto il mio episodio in 30 secondi, è uguale a quello di Bianca Pizzorno. Sì, è uguale a quello di Bianca Pizzorno, nel senso che io vado a una libreria di Baunei, gli chiedo, mi scusi, ma ce li hai i libri di Francesco Abate? No, di quel coglione no. Dai, te l'ho inventata questa. No, non l'ho inventata, è testimone il presidente dell'associazione Sarda Trapiantati, Pino Argiolas. Pino, è vera questa storia? È vero. Ma Pino Argiolas, che è uno dei protagonisti di Torpedo non è Trapiante, ma sto sempre fotografando. Tutte sfocate, sono tutte sfocate. Possono testimoniare le ragazze lì che pensano tutti che io spari fesserie, che lui faccia belle foto e invece fa solo foto sfocate perché è il nuovo trend. Dal momento io ho visto una mossa sull'Asinara fatta da Marco De Logu, e anche lui ha fatto tutte le foto sfocate dopo che ha visto quelle di Pino Argiolas.
Comunque la storia di Bama è verissima, grazie. Comunque durante una presentazione Argelos mi hai fatto una foto e ti ho denunciato. Allora, Gianca Lussini, bellissima t-shirt. Grazie. Un episodio su... Sul libraio, su una presentazione. Su, eh? Sì, io sono toscano. Un giorno un mio caro amico libraio di Livorno, Franco Ferrucci, aveva una libreria che si chiamava Gaia Scienza, adesso è diventata una libreria di catena, si sa, non è proprio la stessa cosa. Mi chiama e dice una domenica pomeriggio, vieni, c'è una presentazione di un libro che sicuramente ti interessa, guarda, una bella storia. La domenica pomeriggio, no? Giornata un po' in cui si è indolenti, vado, alla fine faccio un po' quello che arriva un po' in fondo, no? Cioè, fa la presenza, però arriva a messa già iniziata, in qualche maniera, e vedo queste tre signore sui 60, parlano un toscano molto, insomma, molto, molto robusto, e che raccontano di essere state da ragazze, neanche maggiorenni, nel 68, catapultate per sbaglio a suonare per le truppe americane in Vietnam. E io rimango una ventina di minuti a cercare di capire questa storia assurda e sento queste tre donne, insomma ormai, che raccontano come sono state raggirate da un più o meno losco impresario e con la promessa di andare a suonare a Hong Kong, a Manila, in Giappone, e poi invece per scoprire che il loro contratto diceva che da lì a una settimana avrebbero suonato a Saigon e poi via via. E, ma la cosa più bella è che quando a un certo punto la cosa finiva, la presentazione di questo libro, che era il libro che raccoglieva le loro lettere a casa, eccetera, eccetera, e su questi tre mesi assurdi passati sotto le bombe in Vietnam, e diceva adesso facciamo qualche pezzo finale, no? Allora avevano questo gruppo tutto di donne nel 68, facciamo questo gruppo finale. Io ascoltavo questa signora, Rossella si chiama, parlare con questa cadenza livornese pesante, no? Ovo sodo, avete presente, no? Era mia sorella, così. E io non riuscivo a capire, ecco, ha iniziato a suonare e dice adesso farò un pezzo di Janis Joplin. Io sì, un pezzo di Janis Joplin, è arrivata lei. Ecco, ha cominciato a cantare Me and Bobby McGee e io sono rimasto completamente, non avevo mai sentito qualcosa che si avvicinava così tanto a Janis Joplin. Ha detto, perché io sono andata in Vietnam e i soldati neri mi hanno insegnato cos'era il soul. Ora, la cosa bella è che dopo 8 anni, io dopo quella presentazione ho telefonato a una mia cara amica, Vilma Labate, una regista. Ho detto, senti, io ho trovato questa storia che veramente, ho preso sto libro, me lo so letto, mi sembra una cosa, e lei ha detto, bisogna farci qualcosa. Sono passati 8 anni da quel pomeriggio e Vilma Labate, con una mia piccola collaborazione, è riuscita a fare un documentario su questa storia e abbiamo avuto la notizia che questo documentario è stato scelto nella prossima mostra del cinema di Venezia. E questa, esatto, e questa è una cosa bellissima e mi piace dire che è cominciata grazie al mio amico libraio Franco Ferrucci, che purtroppo nel frattempo se n'è andato. Questo mi dispiace, ma senza il mio amico libraio che quel giorno mi ha tirato via dal divano, mi ha detto vieni a vedere questa cosa bellissima, questa grande, piccolo grande traguardo dopo 8 anni di lavoro non ci sarebbe, e quindi insomma viva i librai, perché poi insomma i librai non sono quelli che vendono libri, le librerie sono porti di storie dove vai a incontrare qualche volta e trovi una storia così incredibile. Io lo so che pensate che me la sia inventata, ma è assolutamente vera. Spero che un giorno, fra poco, poi vedrete anche, potrete vedere il documentario. Ah, lui sta seguendo sulla diretta Facebook perché è molto tecnologico, Francesco Abate, fra un sonnellino e l'altro, questo sarai tu.
Paola Ambrosoli, questi librai, io non posso chiederti di parlare di librai, anche perché è vero, ha ragione Simi, non è più quel personaggio scuro che stava alla cassa della libreria, adesso voi siete organizzatori di festival, di eventi, siete avete anche dei gruppi, no? Però qualche cosa sugli scrittori tu ce la potrai dire, ma questi scrittori sono tutti delle dive, ti chiedono il camerino con la Perrier, qualche aneddoto sugli scrittori ce lo puoi raccontare senza fare nome, no? Capisco, certo, la delicatezza, allora, della tua posizione. Beh, innanzitutto voglio iniziare con un aneddoto, una cosa che a me ha molto colpito. Quando ho iniziato l'attività di organizzatore di eventi, di incontri con gli autori, io avevo un sogno di invitare un autore particolare. Allora scrissi alla casa editrice, perché la prassi è quella, si scrive alla casa editrice, all'ufficio stampa, lo si contatta, gli si presenta il progetto, gli si dice voglio fare questa cosa qui, e dopo si aspetta la risposta dalla casa editrice. Normalmente ti ricontatta, ti dice sì, ok, l'autore è disponibile, viene giorno XY, gli devi prendere il biglietto del treno, eccetera, eccetera. Questa è la prassi. E un giorno io sono lì in libreria che sto servendo un cliente che mi chiede un libro, stavo facendo una ricerca computer, squilla il telefono alla libreria, alzo il telefono, pronto, libreria Bonturi, sono Margherita Hack. Io ho detto, ma come Margherita Hack? Ma come? Eh sì, sono Margherita Hack. Lei ha chiesto la mia disponibilità, sì, ho detto, è vero, eh? E con lei direttamente, quindi senza passare dall'ufficio stampa, abbiamo organizzato la presentazione. Poi lei era carinissima, perché si portava presso il marito che aveva dei problemi, eccetera, eccetera, e è stata con le stampelle, eccetera, aveva dei problemi anche, sì, ed è stata veramente squisita, quindi è una presentazione che porto nel cuore in tutti questi anni, senza nulla togliere a tutti gli altri autori che nel tempo ho incontrato, proprio per come Margherita si è posta rispetto alla mia richiesta. Rispetto invece alle bizze, alle richieste particolari degli autori, innanzitutto non riguardano gli autori qui presenti, perché li conosco ma non ho mai avuto il piacere di ospitarli in libreria, quindi non riguarda loro sicuramente. Ci sono autori che ti chiedono che al mattino gli si porti tutta la fascetta dei giornali usciti, oppure che il treno, la posizione del treno sia nel senso di marcia del treno, il sedile deve essere nel senso di marcia del treno, oppure il sedile non può avere quel numero perché quel numero porta male, quindi non puoi metterlo nel numero 13 o 17 perché sennò... oppure l'hotel deve avere certe caratteristiche per cui tu devi mandare all'ufficio stampa l'hotel prescelto, poi l'autore lo valuta e se va bene allora viene, se no non viene. Ma sono gli U2 questi? Sono autori in generale, non è uno ma è una serie di autori che hanno queste richieste un po' bizzarre. E poi invece ci sono gli autori, chiamiamoli autori signori, che si trovano di fronte a una platea vuota, il vuoto pneumatico, e che invece rimangono e fanno la loro presentazione. Sono proprio dei signori e malgrado le difficoltà, capiscono che non dipende dal libraio ma che dipende da 10.000 circostanze, e quindi fino in fondo rimangono e fanno il loro compito fino all'ultimo. Grazie. Posso prendere il bicchiere? Ma io ho fatto il libraio in modo molto anomalo, anzi il primo lavoro che ho fatto nella mia vita. Adesso si potrebbe dire che ho fatto una piccola Amazon, molto antilittera, perché era il 47-48. E adesso vi racconto cosa è stato. Einaudi fece una cosa che poi io non ho mai più visto fare, si inventò la vendita dei libri a rate. Io no. Treccani non è un editore normale, ammetterai, è diverso
vendere l'enciclopedia e non un romanzo a rate, ammetterai, no? Che è diversa la cosa. E allora ci fu, mise su questo ufficio, c'era cioè un certo Ossella che poi è diventato molto importante, peraltro, e assunse un po' di ragazzi, come noi eravamo, e ci mandò in giro. Se non che io trovai uno un po' più esperto di me, perché aveva cominciato prima di me, che mi ha detto: guarda, il segreto è bisogna trovare dei posti dove ci siano migliaia di impiegati. E allora l'ACI, il ministero, le poste, eccetera. E la cosa però fu incresciosa, io l'ho fatto parecchio tempo perché bisognava andare lì, il problema non era vendere il libro, ma era poi riscuotere le rate, perché naturalmente un libro che costava 5 lire bisognava andarci 10 volte per avere la rata di 50 centesimi ogni volta. La cosa più grave è che allora erano venuti fuori da Einaudi tutta una serie di libri, per esempio Sartre, tutte queste cose qua, e io fui denunciata dal padre di una ragazza di un ministero per avere diffuso libri osceni, e quindi mi toccò andare in tribunale, quindi la mia carriera si è interrotta. Allora dovrei portare il microfono, ah sì, li lanciamo per... ecco, qui arrivo da lei. Allora, Marcello Simone, ha un ricordo, un'avventura, una disavventura, il suo rapporto con un libraio? Guardi, il mio rapporto penso più importante è stato proprio con un libraio della mia cittadina, Marino Rizzati, una libreria storica, e a lui si deve anche il mio amore per la narrativa, sia per la lettura che per la scrittura, perché dalla sua libreria proviene il mio primo libro, quello vero, che lessi, che fu 20.000 righe sotto i mari, che mi fece innamorare della narrativa avventurosa, e da quel libro dipende il piacere di voler provare a trasmettere agli altri, scrivendo, quello che ricevevo io nella lettura. Fu un libraio che fu amico di mio zio, Leo Simoni, che fu pittore, dunque fu mio zio a introdurmi in quell'ambiente, a portarmi con questo libraio molto particolare, perché è alto come un fuso, magrissimo, con questa cesta di capelli, un personaggio fantastico che mi ha accompagnato fino a questi anni, perché comunque anche con questa libreria di cittadina, una realtà molto particolare, io ho convissuto poi questo successo che mi ha accompagnato negli ultimi 8-9 anni, perciò io testavo attraverso di lui anche ogni volta l'uscita del libro, lo vedevo il mio entusiasmo riflettersi in lui quando faceva le vetrine col romanzo nuovo. È una libreria che è un libraio che negli ultimi 2 anni è andato in pensione. La libreria vive ancora attraverso giovani librai, però ha cambiato nome, ha cambiato stile, e ti dà questa tristezza, perché è come se fosse venuta meno una parte di quella via, di quella cittadina, perché una parte della cittadina ha cambiato volto, ha cambiato spirito. E questo per dire che cosa? Che i librai comunque fanno parte delle radici delle nostre realtà. I librai sono qualcosa di più della persona dietro la cassa che batte lo scontrino. Oggi molto spesso vai nelle librerie di catene, trovi persone che il romanzo di Harry Potter pensano magari lo vanno a cercare nella lista degli autori, o Jane Eyre, che, ecco, il libraio è quella persona che sceglie i libri accuratamente, non solo quelli che vuole vendere, ma quelli che mette in copertina, quelli che propone, è quella persona che conosce la gente che entra nel suo negozio, nella sua libreria, e come li vede entrare, sa: ah guarda, è appena arrivato un libro per te, questo sono sicuro che ti piacerà, leggi questo libro, poi dimmi cosa ne pensi, che poi lo consiglio. E dunque un legame con la società, con le nostre realtà. E io mi sono reso conto, nel piccolo del paese dove continuo ad abitare, che una parte della mia realtà è cambiata. Grazie a lei. Però ci sono anche dei librai, cioè sei contento, Emiliano? Nessuno che ha parlato di librai antipatici, agi, tu stai ancora guardando la diretta? Siamo in quattro. Pino Corrias, giornalista, anche lei ha questi ricordi così romantici di librai? Francamente sì,
ho degli eccellenti ricordi, anche perché un tempo, quando appunto i libri si compravano soprattutto in libreria, uno frequentava le librerie, diventava amico dei librai, ed erano dei posti molto personali, molto personalizzati. Adesso sono un po' standardizzati, sono catene, ci sono dei commessi, non più dei librai, più commessi che librai. Io sono molto contento del ricordo di Bianca Pizzorno che riguarda Primo Moroni, perché quello che mi ripromettevo di raccontarvi brevissimamente riguarda ancora Primo Moroni, che è stato un libraio che ha illuminato una parte degli anni milanesi. Io sono milanese di adozione, e gestiva questa libreria che si chiamava Calusca, Calusca, era un ex bordello nel Ticinese, che è un quartiere storico, il quartiere dei Navigli, e lui aveva una biografia straordinaria, perché era stato un ballerino, era stato chef, aveva fatto una vita molto avventurosa, ed era un anarchico libertario, e la libreria era un posto straordinario perché arrivavano da tutte le parti del mondo, diciamo, del movimento italiano, stiamo parlando degli anni 70, tutte le riviste, le cose autoprodotte, per cui si andava perché si trovavano i materiali di Bologna, di Padova, di Napoli, di Palermo. Era un luogo, e io un giorno, io ci andavo spessissimo, lui era molto mio amico, e poi era... Era davvero molto mio amico, sì, cioè, mi riconosceva. Beh, lui era un personaggio perché aveva un volto un po' vietnamita, aveva una barba pizzetta, aveva dei baffi sottilissimi, aveva dei capelli lunghi, era alto, magro, e normalmente beveva degli amari durante tutto il giorno, lentamente. Poi ogni tanto passavano i transessuali verso sera, che prima di andare a battere passavano dalla Calusca, per cui si formavano. Poi passavano quelli che diciamo gli ex, alcuni di questi poi sono entrati nei movimenti armati, insomma c'era un misto tra militanti, un po' c'era il grande Bruno Brancher, scrittore, che faceva poeta, scrittore che però faceva ladro. Lui era quel mondo milanese, e io un giorno vado da lui perché avevo appena comprato in una bancarella di libri usati un libricino Feltrinelli che si chiamava Il lavoro culturale, che aveva scritto un personaggio a me sconosciuto che si chiamava Luciano Bianciardi. Leggo questo pamphlet che era contro gli intellettuali, che anarchico Bianciardi, grossetano, che irrideva un po' le due chiese, quella democristiana e quella comunista. Vado da Primo Moroni e dico: ma chi è questo Bianciardi? Ha scritto un libro meraviglioso. E lui mi dice: come, non conosci Bianciardi? E dico: ma tu hai i libri di Bianciardi? E dice: no, perché non lo pubblica più nessuno. Dico: e allora che mi... No, ma lui, e comincia a raccontarmi, dice: perché io lo conoscevo Bianciardi. Bianciardi era, nel frattempo si era suicidato con l'alcol nel 1972 a 49 anni, e aveva scritto dei libri che tutte le case editrici si erano dimenticati, e aveva avuto anche alcuni brevi anni di vita non agra. Il suo grande romanzo si chiama per l'appunto Vita agra, che è la sua storia di traduttore, e poi era scomparso perché poi era diventato un alcolista, aveva avuto una deriva molto, molto triste, ma i suoi libri erano luminosi. Mi dice: non ho libri, procurateli però, e comincia a raccontarmi la storia di Luciano Bianciardi. Noi passiamo un paio di pomeriggi e lì io decido, adesso non è che decido, di indagare sulla vita di questo grande scrittore misconosciuto, entrato proprio al di là dell'ombra e così via, e comincio da lui a raccogliere i racconti di Luciano Bianciardi, e poi lo faccio per anni, e parto da Umberto Simonetta, Bocca, Cederna, tutti avevano conosciuto Bianciardi e tutti si erano dimenticati di Bianciardi. E la cosa poi bella per me, perché è stato il mio primo libro vero, che era la storia di Luciano Bianciardi, attraverso, grazie a Primo Moroni, abbiamo recuperato quella storia scomparsa, il libro è uscito e tutti i libri di Bianciardi da allora, cioè dal 92-93, tutti hanno ripubblicato Bianciardi, che vive ancora adesso. Questa è la storia che devo in parte a Primo Moroni.
Una bellissima storia questa. Massimo Brai, curare il Salone del Libro di Torino è come essere un super libraio, no? Un enorme libraio. Ma il tuo rapporto con i librai? Hai avuto mai una disavventura? Trovami un libraio antipatico. No, devo dire che sì, avevo questo libraio di quando ero ragazzo a Lecce, poi però Luciana Castellina mi ha suggerito una vicenda a Treccani, non so quale raccontare delle due, tutte e due. Beh, il libraio di Lecce era un personaggio straordinario perché era un ex calciatore, molto bello, si chiamava Edo Palmieri, era la libreria più, insomma, anche un po' di sinistra della città a Lecce. E io compravo molti libri e poi a Natale andavo a lavorare da lui. E c'era questa storia divertente che qualche signora un po' più anziana lo corteggiava e veniva a chiedergli di consigliare un libro. Lui gli consigliava questi grandissimi racconti d'amore classici e io gli dicevo sempre: Edo, ma li hai letti questi libri? Lui non aveva mai letto un libro, però era bravissimo a raccontarli. E a un certo punto questa signora tornò e disse: ma il libro più romantico? E lui gli consigliò La ricerca di Proust. E mi disse: così per un po' di tempo non torna. E invece Luciana mi ha ricordato questa cosa commovente, che beh, Gentile, quando fonda la Treccani, inventa anche questa vendita rateale perché vuole appunto che questi libri siano in tutte le case degli italiani. Qualche anno fa mi era capitato di parlare in un paese siciliano e parlare di questo nostro vocabolario, che è un ottimo vocabolario, e che viene venduto bene in tutta Italia. Io lo dico perché è una cosa di grande importanza, secondo me, quindi non solo nel nord si legge, come le statistiche ci dicono. Quando qualcuno non paga queste rate, a un certo punto si mette in moto purtroppo un meccanismo anche con gli avvocati. E un giorno mi è arrivata una lettera di un signore che, vergognandosi ovviamente di non poter pagare le rate, questa lettera colpiva per questo fatto, perché lui diceva se poteva avere un'interruzione di alcuni mesi perché non riusciva a pagare le rate di questo vocabolario. Insomma, io allora ho deciso di telefonargli e l'ho chiamato e gli ho detto: ma che cosa è successo? E lui mi ha detto: no, io ho comprato questo vocabolario per i miei figli, ma non abbiamo i soldi per pagare più le rate. Ovviamente noi, insomma, abbiamo fatto in modo che andasse avanti, che non ci fosse nessun problema, però mi ha colpito molto questo fortissimo legame appunto col vocabolario e con l'educazione dei suoi figli. Una bella storia. Grazie. Abbiamo fatto tardissimo. Io nel ringraziare la libreria Cyrano per questo bel appuntamento, Selle Mosca, Vorrei salutare e ringraziare i nostri ospiti, e quindi grazie a Francesco Abate, grazie a Paolo Ambrosini, grazie a Giampaolo Sini, grazie alla signora Luciana Castellina, grazie a Marcello Simoni, grazie a Massimo Brai, grazie a Bianca Pizzorno, grazie a Pino Corrias e grazie a Jack Tessaro. Il festival continua domani. Grazie a tutti voi e buonanotte.